Daydream, anticipazione episodio 65, Jean e Sanem fidanzati nuovamente. In questa puntata, durante la festa della Compass, Sanem, che è rimasta vittima di un tranello di Aileen, viene salvata da Jean, che non la perde mai di vista. Sanem si ritrova chiusa a chiave in bagno, arrampicatosi nella finestrella per tentare di uscire, rimane incastrata con le braccia e la testa fuori. Ma sopraggiunge Jean, che cerca di tirarla fuori e ci riesce, nonostante lei si lamenti per il solletico. I due si ritrovano vicinissimi e Jean la invita a rientrare insieme alla festa, ma Sanem gli ripete che non possono farlo perché lui è suo capo e lei è una semplice dipendente e non può stargli sempre appresso, visto che sono solo amici. A questo punto Jean le prende il viso tra le mani e la bacia e, stanco della storia dell'amicizia, le dice chiaramente che lei è la sua fidanzata. Jean e Sanem quindi si ritrovano, sono di nuovo una coppia, ma nonostante Jean voglia dirlo già a tutti, Sanem è ancora titubante, per ora vuole tenere ancora la loro relazione segreta. Mentre Jean e Sanem lasciano la festa, all'interno Aileen insinua nei pensieri di una depressa Deren che Jean e Sanem si amano e che presto Sanem potrebbe scavalcarla in agenzia e prendere il suo posto. La donna non vuole crederci, ma comincia a nutrire qualche sospetto. Intanto Emilre accompagna a casa Leila e mentre si salutano tra i due scatta un bacio. Emilre si scusa, lo fa passare come un gesto incontrollato, ma per Leila rappresenta la luce della speranza, che Emilre possa essere interessato a lei in un modo più profondo. Il ragazzo sembra davvero preso da Leila, tanto che rifiuta i baci di Aileen e confessa alla sua complice che vuole diventare l'uomo che Leila vuole che lui sia. Aileen comunque lo mette in guardia da una sua possibile vendetta. Intanto, al quartiere, la pettegola parrocchiera informa subito McKibbe di cosa ha visto durante la sera. Ha visto Sanem e Leila rincasare con i loro capi da soli e con macchine separate, alludendo che le sue figlie siano coinvolte sentimentalmente con Jean e Mirre. Tutto questo chiacchierare allarma McKibbe, preoccupata che le figlie possano soffrire. Al mattino, Sanem e Leila, mentre si recano in agenzia, tutte contente si confidano su quanto successo la notte precedente. Sanem racconta alla sorella che lei e Jean stanno insieme e che sono nuovamente una coppia. Leila, anch'essa felice, dice che Emilre si è offerto di accompagnarla a casa e che mentre lo stava per salutare, Emilre si è dichiarato e l'ha baciata. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!